La quarta giornata della Serie B1, Coppa Primavera Locauto, mette di fronte Vermezzo e Mossa. Vediamo se i ragazzi in maglia gialla sapranno opporsi alla corazzata nero-verde. Poi forse con un braccio, occhio alla palla che può diventare buona, con Martini che passa. Martini! Cinico e Rapace con la punta, fa 1-0 sul primo palo. Palla dentro, a metà da un tiro in cross, la tocca curato. Palla che diventa insidiosa. Napoli, occhio al suo mancino! Sul primo palo trova il varco giusto e fa 1-1 per mezzo. Leccese calcia subito, la tocca Blasa, ma è 2-1. Tocco verticale verso Curato, ancora Carozzi che calcia, diventa quasi un assist verso Minetti. Carozzi da lì non può sbagliare, è 2-2, che rientra e passa al limite Cattaneo. Palla respinta, poi Bottazzi col mancino. Terrieri mette nel mirino il secondo palo, mette il mantello e vola Puglia. Terrieri può sfidare il muro a due con l'esterno destro, trova l'angolo giusto e sorprende anche Puglia. È 3-2 Mossa, murato da Sciaccovelli. Gulfi prova a calciare subito, colpisce il palo sulla seconda palla. C'è il numero 9 Antonio Leccese che riporta tutto in parità, è 3-3. Napoli, palla dentro di prima, Sciaccovelli, palla che rimane lì, Gulfi la tocca dentro e arriva il gol con liberazione di gioia, ha segnato col numero 2 Tommaso Graziani, è in vantaggio il Vermezzo. Da Agajanov, col petto per Napoli al volo. Terrieri, calcia lui, verso la porta, la tocca Puglia, poi il palo, Bottazzi ci riprova col mancino, curato, miracolo di Puglia, e poi palla alta. Lo rimonta, è 3 contro 2, palla buona con il tiro di Graziani che la chiude molto probabilmente e mette il punto esclamativo sul match. L'arbitro fischia 3 volte, finisce qui, vince quasi a sorpresa il Vermezzo. Poi abbiamo mollato un po' nel secondo tempo, e comunque giusto perché loro hanno giocato meglio e poi lui è bravo, ha fatto delle belle parate, quindi se lo meritano, bel risultato, bella partita. Puglia, ti sono arrivati dei complimenti importanti da un portiere storico del nostro circuito, complimenti anche da parte nostra perché hai fatto la parata che è valsa 3 punti. Grazie mille per i complimenti, era importante vincere anche perché venivamo da una sconfitta, una vittoria, quindi era importante continuare come abbiamo fatto la scorsa partita. Siamo stati bravi a ribaltarla e il risultato ci ha premiati. Secondo te qual è l'obiettivo della tua squadra? Arrivare più in alto possibile. Allora in bocca al lupo, grazie e complimenti. Ciao ragazzi.